C'è anche una collaborazione per quanto riguarda i bandi per i servizi sociali. Sì, è preziosa e se ne sentiva la necessità di collaborare proprio perché ci sono tre bandi importanti che hanno bisogno dell'utilizzo dello SPID da parte dei beneficiari o dei cittadini che hanno i requisiti per farne richiesta. Allora lo sportello integrato dove si alternano i volontari delle diverse associazioni per dare supporto in questo momento alle domande dei buoni spesa, si sta esaurendo questa prima misura. E ora dalla prossima settimana saranno disponibili per aiutare i cittadini che devono fare la domanda agli altri bandi, per cui però è richiesto anche lo SPID. Quindi ci sono le associazioni pronte e abilitate per predisporre lo SPID a chi ancora non ce l'ha e per orientare eventualmente agli altri sportelli digitali che si sono attivati anche nel territorio. Ci sono i tre bandi ultimi importanti che sono quelli per le domande per le utenze domestiche, l'altro per le domande per i contributi agli affitti, per gli affitti e per le morosità importantissime per prevenire situazioni di sfratto e poi l'altro per le attività rivolte ai ragazzi dai 0 ai 14 anni e dai 6 ai 14 anni per le attività sportive e culturali. Ecco, sono tre domande che hanno bisogno dello SPID e i volontari con lo sportello integrato sono pronti per aiutare i cittadini a farne domande. Il numero a cui chiamare per avere l'appuntamento è sempre quello dello sportello utilizzato anche per i buoni spesa ed è 0425 206 590. Si trova allo sportello con i volontari sotto al municipio. Sì, come noto dallo scorso 1 novembre è diventato un obbligo per tutti i cittadini poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione tramite un'identità digitale. Molte le novità che sono arrivate anche a seguire, tipo quello che dal lunedì scorso i cittadini possono anche autonomamente con la propria identità digitale scaricare tutta una serie di certificati gratuiti dal portale del Ministero dell'Interno dove c'è l'anagrafe nazionale digitale, chiaramente l'occasione è giusta per avviare finalmente quel processo tanto desiderato sul territorio di attivare degli sportelli polifunzionali decentrati sui territori delle frazioni dove sono presenti le palestre digitali collegate all'Innovation Lab e anche all'Innovation Lab per riuscire a fornire tutte le informazioni utili ai cittadini per accedere ai servizi del comune e anche per illustrare come è possibile creare questa identità digitale, quindi il proprio SPID, ancorché il comune non è ancora abilitato per poterlo erogare, ma appunto suggerire quelli che possono essere i canali attraverso i quali in maniera speditiva il cittadino può appunto formare questa nuova identità. Ovviamente il comune per propria competenza invece darà massima accelerazione al rilascio e rinnovo della carta d'identità elettronica, che è uno degli altri modi con cui si può accedere ai servizi oltre allo SPID da parte dei cittadini. Questo è un servizio che noi attiviamo in collaborazione già con un altro servizio, cioè servizio anagrafico, ma anche già in collaborazione con il settore dei servizi sociali, perché sappiamo bene che questo è un momento importante in cui molti contributi e agevolazioni, soprattutto per le persone con fragilità, vengono erogate e ha creato, diciamo così, un momento di ulteriore fragilità dettata appunto dalla mancanza di questa confidenza che cittadini, soprattutto gli anziani, hanno rispetto ai servizi digitali e quindi insomma ci stiamo muovendo nella direzione di portare il comune sempre più vicino alla casa dei cittadini per riuscire a svolgere un servizio sempre più capillare, efficiente ed efficace.